Bella a tutti ragazzi e bentornati nella nostra carriera giocatore con Connisma. Siamo al Real e sta cominciando il nostro secondo anno al Real. Allora, è già cominciato perché è già cominciato lo scorso episodio. Quest'oggi cominceremo con l'amichevole contro l'Hertha Berlino. Sapete che è un mini derby per noi, non perché ci abbiamo giocato nella carriera giocatore, ma perché è una squadra che abbiamo usato anni fa nella carriera allenatore. Ho ascoltato molto i vostri consigli, alcuni mi hanno detto di cambiare gli scarpini, però non mi ricordo che scarpe mi hanno detto. Quindi cambiamo le scarpe e basta, le cambio a mio piacimento, ecco qua. Usiamo queste, perfetto, ok, avanti. Ottimo raga, andiamo a giocare la partita contro l'Hertha Berlino. Mi avete dato tantissimi consigli voi, se, cioè mi avete detto soprattutto se rimanere o andare via. Molti mi dicevano andare via, ma molti mi hanno detto anche rimanere per provare a giocarmi le mie carte. E poi magari a gennaio andare via, ma soprattutto mi avete detto di continuare a far bene, perché lo scorso anno non abbiamo fatto così bene. Quindi voglio iniziare a far bene per stupire anche il pubblico. Ok, basta con le chiacchiere adesso, le chiacchiere pre-partita. Andiamo a giocare contro l'Hertha Berlino. Siamo in casa, tempo sereno, perfetto. Giochiamo con Bale, Piazon, Modric, Yaramendi, Casemiro e compagnia bella. Dovete togliere quei 58 e 56 squadra. Eccoci qua raga, siamo in casa Santiago Bernabeu per questa amichevole prestagionale. La prima amichevole, la prima partita dello scorso episodio è andata male. Cioè abbiamo vinto contro il Barcellona, però non avevamo segnato, però avevo giocato bene. Poi abbiamo fatto un'ottima amichevole, avevo fatto una doppietta. E oggi la seconda amichevole prestagionale. Quindi speriamo in questa partita di far bene. Bale, per il momento del Kun lo serve in profondità, ma in mezzo non c'è nessuno. Quindi Kun dispara di provare a fare tutto da solo, provare a entrare in mezzo due. Fortunatissimo ancora lui, la doppia finta, poi il sinistro. Se faceva un gol del genere. Casemiro di testa, con Nispa prova a superare l'uomo fortunato. In mezzo a due si porta la palla. Il Kun può andare. La botta, la parata del portiere. Che culo. Yaramendi recupera palla. Il momento del Kun, nessuno lo serve, vaffanculo. Piazon, Yaramendi. Yaramendi la può mettere dentro. La palla retrata, con Nispa. KD7. Finalmente il vantaggio del Real Madrid. 1-0 Real in questa amichevole. Finalmente riusciamo a metterla dentro. Abbiamo avuto tantissime occasioni, stiamo giocando molto bene. Finalmente troviamo il vantaggio con questa bellissima, con questo bellissimo, scusate, colpo di testa. Rivediamo, ottimo, 1-0. Finisce qua il primo tempo, 1-0, andiamo alla ripresa. È appena cominciata la ripresa, abbiamo una valutazione di 8.2. Kundispa porta palla con la punta per Yaramendi. Yaramendi col tacco, molto bene per Modric. Modric per il movimento del Kun, bella palla, Kundispa col mancino non riesce a concludere. Che bastardi, non mi fanno mai segnare. Kundispa prova a girarsi, bella palla per Lucas Piazon. L'assist del Kun, la rete di Lucas Piazon. KD7, serve Piazon che non sbaglia. 2-0, bellissima palla comunque, bellissimo il movimento. La finta, eccolo qua, la finta di corpo. Salta l'uomo con la punta. Serve Piazon che se la alza e la mette dentro. Davvero un gol bellissimo. 2-0 per il Real. Nel frattempo entra Neves nel Real Madrid. Neves, il lancio lungo per Kundispa, stanco. Proverà a saltare l'uomo, ci riesce. Può andare, è stanchissimo e infatti perde palla. Perfetto raga, è arrivato un fuorigioco per gli avversari. Eccolo qua. E nel frattempo arriva il nostro cambio. Entra Cavani per Kundispa. E Kun esce tra gli applausi del Santiago Bernabeu. Finalmente raga, sono stracontento. No, c'è la partita contro il Barça. Fatemela giocare, vi prego. Ce ne sono due però. Questa la gioca Cavani. Che palle, no, le due partite di Supercoppa. Cavani, bel Piazon, 1-0 per il Real Madrid, la rete di Kroos. Perfetto, 1-0, il ritorno è mio, dai per piacere, fammela giocare. Ma vaffanculo, va, sempre, che palle. Bale, Cavani, Piazon ancora, la rete di Bale. Cavani è avvinto per il Barcellona che ha fatto due gol in trasferta. Quindi l'ha vinta, se non sbaglio, il Barça. Perché 1-0 all'andata, 2-1 al ritorno. Dovrebbe averla vinta il Barça. Prima partita di campionato contro il Valencia. 8.1, un gol, un assist e il 22%. E gioca ancora Cavani. Inizia a rompermi la minchia comunque. Cavani, per piacere, basta. Hashtag Cavani, rompiti qualcosa. Fa gol, si è fatto male Piazon. Quasi, ragazzi, ci siamo andati molto ma molto vicini. Quasi, continuate così. Altra partita di campionato, vediamo contro chi giochiamo. C'è la partita contro l'Athletic Bilbao. Ci fanno giocare almeno questa, perché dopo di questa c'è la partita contro il Barça. Vedremo. Dai, ma ho fatto un precampionato assurdo, non puoi non farmi giocare. Hashtag, se non l'avete ancora fatto, naturalmente, Cavani, rompiti qualcosa. Togli. Segna Cavani 1-0.
su rigore, comunque. Non arrivano né offerte, perché comunque non ho chiesto il trasferimento, non voglio neanche chiederlo, perché vorrei giocarmi le mie carte qui al Real. Alla fine siamo un top team, raga, e andar via non sarebbe il top. Quindi adesso andrò a fare l'ultimo giorno di mercato, se arriva qualcosa ve lo dico, se non arriva niente naturalmente ci vediamo nella partita contro il Barcellona, sperando di giocarla soprattutto, speriamo davvero. Io spero che questa serie comunque continui a piacervi, raga, abbiamo 31 anni, abbiamo fatto tantissimi episodi, non so in che episodio siamo, comunque secondo me intorno ai 90. E sono stracontento perché a me è una serie che mi ha preso tanto. C'era un periodo che quando era, tipo, eravamo con la Roma, era quasi giornaliera questa carriera. Adesso pensiamo che tra una decina di giorni esce FIFA 16. Voglio davvero portare un botto di serie diverse. Ci divertiremo un botto col nuovo anno, ve lo prometto. Comunque, stavo parlando, nel frattempo è finito, è quasi finito l'ultimo giorno di mercato. Non dovrebbero più arrivare offerte. Infatti non sono arrivate offerte di trasferimento. Anche naturalmente dovute anche al fatto che noi il trasferimento non l'abbiamo chiesto e quindi nessuno ha voluto spendere soldi per noi. Peccato, nessuno ci vuole. Partita col Barcellona e gioca Kundispa. Magari è andato via Cavani, raga, magari, non lo so. Info squadra. Fatemi vedere. Attaccanti. Piazon, no, Cavani c'è ancora. Comunque siamo gli unici attaccanti forti. Poi c'è questo Angowa, 76, 25enne, non male. E poi c'è Blanco, 21enne. Dobbiamo giocarci ancora il posto. Naturalmente questo qua è un 49. Ma come fai a essere al Real Madrid? Comunque dobbiamo giocarci il nostro posto con naturalmente Cavani. Guardate chi c'è qua, Adama. Che è il 46, oddio. Appena arrivato dal Barcellona B per 4.900.000, avete pagato un 46, 5 milioni quasi. Complimenti, un affare grandioso. Ma ne è un 52, ma qualcosa di clamoroso. Isco un 60. È un 19-0 Rodriguez, ma che schifo! Raga, andiamo a giocare contro il Barcellona, va? Non pensiamoci. No, il Barcellona B! Non è neanche il Barcellona B, non l'avevo visto. Piazon Bale, Modric, Chiaramendi, Casemiro, Dos Santos, Oliveira. Non c'è neanche un 50 in squadra, bravi. Barcellona B, Real Madrid, vediamo di stupire. Questa non possiamo perderla. Subito in campo, eccoci qua per Barcellona, Real Madrid. Barcellona B, Real Madrid, scusate, partita della Liga. La Liga Spagnola, naturalmente. Ci aspettiamo davvero una grandissima gara da parte del Real Madrid, che deve iniziare a vincere, perché voglio alzare il titolo da protagonista però quest'anno, sperando che Cavani ogni tanto si rompa qualcosa e ci dia un po' di spazio in più. Inquadro qui Matias Angowa, che siede in panchina, e si comincia. Comincia Barcellona B, Real Madrid. Kundispa recupera la palla, bravissimo. Corri Kun, non fermarti. Ma pezzo di merda. Vediamo se verrà ammonito. Sì, cartellino giallo. Kundispa va a recuperare la palla, uno contro uno. Si sposta la palla sul destro. Ancora il Kun, rientra, bella finta. Kundispa ha la palla sul sinistro. Che piede di merda. Modric, Kundispa, trattenuto. La porta, si ferma, bravissimo. Appoggia dentro per Casemiro. Il movimento del Kun solo lo serve, Bale. Uno contro uno, il gallese, Casemiro, dentro per Bale. Bale la mette dentro, sul secondo palo per Piazon, quella palla rimane lì, culo assurdo, Kundispa, tira in porta, coglione, che cazzo fai? Ma vaffanculo. Piazon dentro per il culo, posizione regolare, Kundispa, uno contro uno, rientra, finta, ha la palla sul destro, non calza e viene atterrato, calcio e rigore, naturalmente batte Bale, io mi guadagno il rigore e batte Bale, ovvio, e nessuno me li co... Rosso! Superiorità numerica per il Real Madrid, rosso per il difensore. Bale parte col mancino, centrale, centralissimo, 1-0, il Real passa in vantaggio. Grazie anche naturalmente a Kundispa, che adesso va a abbracciare il suo compagno di squadra per aver realizzato il rigore da lui procurato. 1-0 Real Madrid, Gareth Bale. Kun viene a prendere la palla dietro, serve Chiaramendi. Ancora Chiaramendi, dentro per Modric. Larga per Gareth Bale, il gallese. Uno contro uno, dentro per Modric. Movimento del Kun, la palla è per lui, Kundispa si gira. Fermato ancora, altro calcio di rigore. Non posso procurarmi il rigore solo per gli altri. E io poi non segno, altro rosso, secondo espulsione, tutto merito mio, segna Bale, il merito invece è suo perché il gol li segna lui, Bagnac, secondo rigore procurato, rivediamo qui, ottima finta, si sposta la palla, fa il tunnel all'avversario, poi viene atterrato, batte ancora naturalmente Gareth Bale, secondo cartellino rosso per il Barcellona B, vediamo se il gallese trasforma il suo secondo rigore consecutivo. Bale col sinistro, la rete di Gareth Bale, stavolta ho provato a gufarla, non sono riuscito. 2-0 la rete del gallese Gareth Bale, secondo rigore consecutivo procurato da noi. 2-0 la doppietta del gallese. Dai, oh,
il tiro, no, con la punta fuori gioco, dimmi che è fuori gioco, dimmi che è fuori gioco, non è fuori gioco. 2-1 il Barcellona B a corcia distanza, vaffanculo. La mette dentro, Kundispa di testa, non... niente, il tiro al volo, poi forse calcio d'angolo, sì. Bale centralmente, il Kun, 1 contro 1, prova a entrare in aria, sfortunato, recupera palla, Modric, Kundispa, vamos! Di questa qua è pura potenza, sono andato prima a recuperare palla e poi alla fine l'ho messa dentro, recupera palla, 1-2 con Modric e poi il 3-1, il gol finalmente. Guardate qua, sono stato bravissimo e ci guardate a prendere palla. Poi col destro di pura potenza e pura istinto, primo gol in campionato per noi quest'anno. Che ansia. Palla esterno, dall'altra parte c'è il Kun, dovete servirmi, servitemi, servitemi. Ma mi sono strappato, non ci credo, stavo per calzare. Raga, l'avete visto, stavo per calzare, non ci posso credere. Non ho parole, non ho parole davvero. Non ho parole, stavo per calzare. Entra un Gowa per Kundispa, che esce tra gli applausi del pubblico, tra i timidi applausi, anche se è tutto merito nostro se si sta vincendo questa partita 3-1. E niente, ci siamo fatti anche male. Ma che culo che abbiamo, raga, davvero. Ci hanno riconvocati in nazionale. Wow, il mister comunque, nonostante la brutta partita, ci convoca in nazionale, ottimo. Lo faremo naturalmente nel prossimo episodio, perché andremo a sfidare la Svezia di Zlatan. Naturalmente Zlatan sarà in pensione da Dio in questo periodo, e cioè in questo anno, nel 2025-2024, ma non sarà sicuramente. Noi avremo la formazione con Colombi, Pisano, Rugani, Fissore, Giorginio, Berardi, Verratti, De Vitis. De Vitis è quello che abbiamo noi nella carriera su Football Manager, naturalmente con il Lecce, quindi vi invito a seguirla se non l'avete ancora fatto. E il Sharawi, Balotelli, Kundispa. Bella formazione. Raga, io adesso vi lascio, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, vediamo arrivare a 1500 like. Se avete dei consigli da darmi, naturalmente scriveteli qui sotto, perché per me è molto importante. Sia dei consigli per migliorare me stesso come gioco, sia per migliorare la serie. Fatemi sapere se la volete più spesso questa carriera. Passate dei link che trovate qui sotto in descrizione per seguirmi su tutti i social. Condividete il video, iscrivetevi al canale e invitate tutti i vostri amici. Adesso è tutto, un abbraccio enorme dal vostro Kun e noi ci vediamo domani con un prossimo video. No, non è vero, ci vediamo dopo con un prossimo video. Chissà cosa uscirà.